Presente, insomma, sono un po' partite in fotocopie, un po' episodi che non girano, insomma, si commettono quasi sempre stesse. Sì, ma è di nuovo una partita in cui credo si possa, da un certo punto di vista, rimproverare poco, perché i ragazzi sono usciti stanchi, sono usciti distrutti, è una partita che credo avremmo meritato di vincere e che abbiamo perso addirittura 2-0. C'è poco da commentare, poi possiamo metterci qua a dire che magari dopo il rigore clamoroso negato con l'Avellino, anche i due di oggi, credo altrettanto evidenti, clamorosi, magari uno su due, no? Si poteva anche pensare di fischiarlo, però l'arbitro ha pensato diversamente. Diciamo che i rigori avrebbero certamente influito sul risultato, magari i cartellini gialli no, però insomma una gestione piuttosto originale anche quella, perché non è stato il giallo, un fallo da dietro su Germano al limite dell'area mentre Germano stava calciando, e quindi vabbè, però non sono questi comunque i motivi della sconfitta, e il motivo della sconfitta è che per quanto ci impegniamo, per quanto giochiamo bene, non riusciamo a segnare, piuttosto che non riusciamo a non prendere gol, perché poi qual è la regola? Che se non si può vincere, se oggi a Foggia avessimo fatto un punto a Foggia e un punto oggi, eravamo a 32, che era meglio che essere. Che era meglio che se la prenda. Detto questo, adesso abbiamo da giocarci il derby, siamo a 4 punti del Cesena e dobbiamo cercare di superare il Cesena e l'Asco. Ci sono ancora 9 partite, se non vado errato, come dire, io voglio che continuiamo a giocarcele al meglio fino alla fine, poi vedremo come va a finire. Io penso che non sia penso che nulla sia impossibile. Certo, la situazione non è che sia esaltante, però io sia con Avellino che oggi ho visto una squadra che tutto meritava a meno che di fare un punto in queste due partite. Poi ci possiamo chiedere, magari a fine stagione, se questo sia il modo di affrontare la Serie B, però non è un tema di ora. Il tema di ora è che abbiamo 9 partite che dobbiamo fare esattamente come abbiamo fatto queste. Il mister è stato bravo, dopo la sconfitta di Foggia, a mettere in campo nuovamente una squadra che è andata a 1000 per 85 minuti, ha messo in difficoltà la squadra più in forma del campionato, che Perugia, non dimentichiamoci, era la squadra più in forma del campionato, veniva da non so io, 7 vittorie, così, frammentate da un pareggio, ma insomma 7-8 vittorie consecutive, quindi era la squadra in questo momento forse più difficile da affrontare. Pazienza, chiuso l'argomento, testa al derby, domenica è vicina e io voglio sperare che nel derby riusciamo a fare un'altra prestazione di questo genere, poi almeno a guardare la classifica, il Novara è un pochino meno forte del Perugia, quindi con una nuova partita del genere i 3 punti possono finalmente arrivare. Poi adesso insomma, è chiaro che in questo momento è difficile pensare alla salvezza diretta, dobbiamo pensare a raggiungere il quattro ultimo posto, che ci dà titolo a giocare il play-out. Io penso che sia fattibile, insomma. Bisogna avere la forza, nonostante la grande delusione di questa,
di questa partita di continuare a giocare così. Scusa, i punti sono 27 in paio, quindi c'è tranquillamente la possibilità, no? No, adesso sì, sì, ma è sì, più sì, che sì. Un discorso, poi diventa a questo punto un discorso anche di testa, perché dici giochiamo, giochiamo, facciamo bene. La delusione della sconfitta di allora è questo, no? Volevo dire di testa, io credo che oggi si sia fatto la grande partita, perché poi credo che... Seguendo questo, no? Visto che si gioca, non si fanno punti, secondo te in generale, al di là delle competenze tecniche, che è giusto che riguardano, c'è un qualcosa che magari si può cambiare, nel senso, visto che non c'era da un punto di vista, non solo una questione di manca lo spunto, manca il bisogno, guarda, io credo che adesso appunto come tu hai detto mancano 9 partite, cambiare qualcosa diciamo di impostazione di cosa non sia il momento, per passare che poi se l'allenatore decide di cambiare modulo, di fare delle altre cose, naturalmente è una sua legittima scelta. Io credo che adesso a questo punto dobbiamo andare avanti così, provando a rifare delle partite come quella di Avellino, come quella di oggi, rispetto alla quale io veramente non posso rimproverare niente a nessuno, e sperare in qualche episodio più fortunato, sperare che quando c'è un rigore netto, come c'era quella del Vino, come credo, non so la vostra opinione, ma io questa sera ne ho visti due, no? un fallo di mano e poi un'entrata da dietro sulla schiena di Castiglia in piena area, senza nessuna possibilità di prendere la palla, e quindi insomma, se ne è rigore quello, io non so che cosa bisogna fare per avere un calcio di rigore. Dopodiché, ripeto, a me non piace attaccarmi agli arbitri, a questa roba qua. Sono delle situazioni oggettive dove almeno 3 episodi arbitrali sono stati interpretati tutti e tre a nostro svantaggio, e voleva dire magari fare dei punti diversi in queste due partite. Poi in generale da cambiare di particolare dopo la presa stasera non credo ci sia nulla. Poi se vogliamo fare dei dialoghi sui massimi sistemi e discutere se la Provercelli in Serie B può proporre questo calcio, non lo so, nel senso che giochiamo bene oggi. Io credo che oggi purtroppo ha vinto il Perugia, ma se vogliamo decidere chi ha giocato meglio, credo che possiamo dire che abbia giocato meglio la Provercelli. Io non lo so, non ho visto le statistiche, ma possesso palla quanto è stato? Questo è stato largamente per noi, credo che con l'Avellino forse peggio ancora. Perugia, io ricordo l'occasione nel primo tempo, che peraltro mi piaceva per vedere, perché non si è stato segnalato, secondo me era fuori gioco, però una visione dalla tribuna, non dalla posizione idonea, quindi mi posso sbagliare, però questa sera voglio rivedere l'episodio. Poi io altre occasioni non mi ricordo, poi ne hanno avute due nel finale, entrambe trasformate. Questa forse è la differenza, no? Che i giocatori davanti del Perugia la prima occasione l'hanno trasformata, noi insomma abbiamo creato, non so, ho smesso di contare i cross che Mammarella ha messo dentro, però non basta, bisogna che si continui così, si cerchi
uno spunto diverso per provare a vincere il derby, che è una partita che ovviamente va onorata e combattuta a prescindere. L'allenatore ha un compito non facile, perché dopo che tu fai una partita di questo genere ti senti, credo, tu di dover vincere 2-0 e invece perdi 2-0, non è facile recuperare il morale, eccetera. Però il mister da questo punto di vista è bravo, noi cercheremo, per quanto ne siamo capaci, di supportarlo, perché insomma con Novara la partita vale doppio per cercare la salvezza, i play-out che siano, e perché insomma è un derby, sappiamo che vale tanto per tutti. Credo ci sia da lavorare più che su cambiamenti, sulla testa, per arrivare io a fare le altre 9 partite come quella di stasera, ci faccio la firma su tutto, meno che sul risultato. Grazie. Okay.